Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cioè inconscio e relazione. Ho sempre in mente un bellissimo intervento, bellissima relazione che fece Sergio Gordi al congresso della Società Psicoanalitica Italiana a Rimini, in cui diceva sulla neutralità dell'analista, in cui diceva che dopo Freud il fatto che si sia tanto insistito sulla relazione analitica non è tanto una novità quanto uno spostamento d'accento, perché già Freud, mettendo accanto al paziente in analisi un analista, già in qualche modo configurava la questione che all'inconscio si attinge attraverso una dimensione relazionale. Allora, tuttavia, dopo Freud, penso che abbiamo sempre più sentito l'esigenza di un'espansione del concetto di relazionalità in funzione di favorire dei processi integrativi di esperienze emarginate, di esperienze emotive, ma esperienze emotive non solo non verbali, cioè attinenti alla prima fase della vita, ma anche esperienze emotive attinenti a comunicazioni che in analisi si esprimono attraverso azioni o attraverso motricità o attraverso altre cose. Allora, che cosa ci ha insegnato la psicoanalisi di questi anni a proposito dei processi integrativi di zone emarginate? Che è molto importante che i soggetti entrino in relazione con degli analisti, quindi degli oggetti capaci di un ascolto, che abbiano qualità psichiche adatte a lasciare entrare in contatto degli aspetti emotivi che sono sempre rimasti segregati o emarginati, e che quindi molto dipende anche dalla capacità di ascolto dell'analista. Un ascolto che, dice Roussillon, deve essere polimorfo e polifonico, cioè che dia l'idea che c'è un'apertura all'accoglienza di aspetti che sono sempre rimasti ai margini della personalità. Io concordo profondamente, perché uno degli autori che hanno più sviluppato questa tematica è René Caes, che è un autore a cui mi riferisco molto ampiamente, proprio per la sua concettualizzazione del singolare plurale, senza trattino, singolare plurale, in cui Caes mette in evidenza la dimensione plurale dell'inconscio abitato da più di uno. È importante questo, proprio che Caes teorizza che c'è una dimensione inconscia proprio della pluralità intrinseca del soggetto. E vorrei a questo proposito citarlo brevemente, perché lo descrive molto bene. Dice Caes che diciamo che l'inconscio del soggetto è allo stesso tempo dentro la psiche, intrapsichiche e fuori, e cioè intende dire che è tra i soggetti dove attiene all'altro e a più di un altro, e fuori dal soggetto nel legame di coppia, di famiglia, di gruppo, di istituzione. Quindi questi legami con il plurale non riguardano soltanto il legame con le figure parentali, ma riguardano anche il legame con gruppi e altri insiemi con i quali sin dall'inizio il soggetto stabilisce dei legami
emotivi. E soprattutto c'è in CAES un concetto, credo, che riguardi in particolare il nostro tempo, quello delle alleanze narcisistiche inconsce. Cioè che perché un soggetto si possa sviluppare in un ambiente adatto a esprimere le sue potenzialità e la sua soggettività è molto importante, e sempre si stabiliscono delle alleanze inconsce con i gruppi di cui fa parte, e queste alleanze inconsce devono riguardare la possibilità di sopravvivenza del narcisismo del singolo e quello del gruppo. Tutti e due sono altrettanto importanti, quindi io credo che nel nostro tempo di questo si soprattutto il Novecento, che ha così esasperato, appunto, a proposito dell'anniversario di psicologia delle masse, analisi dell'io, l'aspetto o dell'individuo o delle masse, producendo dei disastri che hanno spesso annullato sia la soggettività dell'individuo sia quella dei gruppi di cui faceva parte. Quindi penso che questa sia un'area da sviluppare molto, questa della dimensione plurale dell'inconscio che è abitato da più di uno, perché un lavoro che dobbiamo fare è quello di comprendere che alla radice di ogni soggetto c'è anche una dimensione gruppale di appartenenza, e che deve essere sviluppata in modo tale che né la soggettività del singolo né il desiderio di appartenenza del gruppo siano eccessivamente mortificati. Pochissimo spazio, direi, perché la caducità è una dimensione del divenire degli esseri viventi a cui proprio non si vuole pensare. E vediamo, per esempio, a me stupisce sempre quando faccio la divido i rifiuti, no, a seconda della natura di ciascuno, penso quante cose rifiutiamo e quanto indubbiamente non ci rendiamo conto di che le cose che produciamo sono precarie e soggette alla caducità. Io penso che nel nostro tempo proprio la caducità non si vuole pensare, e la tensione è stata quella di vivere come se il divenire delle cose non esistesse, ma la spia maggiore a cui sono sensibile è proprio la trascuratezza dell'attenzione alla trasmissione delle proprie risorse alle nuove generazioni, sia a livello sociale ma anche a livello della comunità psicoanalitica. Cioè il problema, pensiamo di avere delle cose buone di valore, il problema è meno quello di goderne del tutto, è più quello di trasmetterle, trasferirle, perché possono avere anche la psicoanalisi stessa uno sviluppo futuro, no? E quindi penso che invece viviamo nel tempo a lungo, finché non scoppiate la pandemia, tutti questi temi del clima, nella inconscia credenza che non esista questa divenire di tutte le cose, e quanto quindi è importante l'unico modo per conservarle di consegnarle alle nuove generazioni, come la psicoanalisi. Se non abbiamo degli allievi psicoanalisti in gamba e appassionati, la psicoanalisi muore per forza, perché vive nella vita delle persone, no? Del narcisismo si è esasperata in un modo incredibile, quindi proprio una visione del narcisismo come questione che riguarda l'individuo isolato e non, come dice CAES, l'alleanza narcisistica con i gruppi di cui ciascuno fa parte, sentendo che questo rappresenta, bisogna sviluppare associazioni, organizzazioni, diciamo prospettive culturali nelle quali la realizzazione narcisistica del singolo può coesistere e in parte anche coincidere con quella del gruppo di cui si fa parte. Invece questa appartenenza gruppale, ma anche di realizzazioni, è veramente povera, povera, povera. E questo penso anche, per esempio, diciamo, questa incredibile diminuzione della natalità. Certo che avere dei figli da pensieri, però, come dire, ci si può illudere che non averli non ne dia, ma non è la... Bisogna, quindi, questo aspetto di trasmissione, di senso di appartenenza a gruppi diversi, a me sembra che sia qualcosa che è venuto meno o a mancare moltissimo. Thank you.
difficile dirlo. Certamente, diciamo, nella comunità psicoanalitica c'è stato, io non ho mai fatto psicoanalisi di gruppo, né ho avuto una formazione gruppale, ma attraverso l'amicizia, lo studio di KS e la mia esperienza di vita personale mi sono convinta che è qualcosa che è importante approfondire. Mentre anche se Freud nel 1921 scrisse Psicologia delle masse, analisi dell'io, proprio dopo la Prima Guerra Mondiale, disastri infiniti, no? Le sofferenze anche la spagnola, che anche la spagnola produsse, questa lezione non si è raccolta abbastanza e quindi si è sentita la psicoanalisi che si occupa di gruppi come qualcosa di meno profondo, mentre, come diceva Francesco Corrao, soltanto incontrandosi in gruppo si capisce che diciamo così, il tentativo di interpretare delle dinamiche psichiche soltanto come dinamiche psichiche si incontra con la presenza di soggetti in carne ed ossa che ci dimostrano il limite che ha anche un'interpretazione solo di dinamiche psichiche, e il limite è il rispetto degli altri soggetti, no? Ecco, per forza. Quindi penso che su questo ci sarà molto da fare. Io non ho fatto formazione gruppale e nemmeno psicoanalisi gruppo, ma ho fatto tantissimi gruppi con diciamo persone che si occupano della salute mentale, tipo gruppi Valent, quindi gruppi con psichiatri, psicologi, con diabetologi, oncologi, genetisti, e penso, e ancora adesso faccio dei gruppi con operatori di migranti, perché con il metodo psicoanalitico, perché penso che ci mette in contatto con davvero la potenza e i limiti del pensiero psicoanalitico, ma anche la potenza, no, di riuscire a sciogliere delle tensioni che altrimenti esiterebbero in conflitti insanabili, così che esitino in conflitti abbastanza costruttivi, ecco. È quella di mettere ciascuno a contatto con senza dubbio le proprie difficoltà che risalgono agli primi anni di vita. Non possiamo, tutto quanto lo sviluppo anche delle ricerche dell'infant research eccetera ci dicono sempre di più che quello che aveva detto Freud aveva ragione, no? Ecco, e che le difficoltà vissute nella prima infanzia o comunque la storia dell'infanzia ha una qualità strutturante le dinamiche di ciascuno, ma la potenza della psicoanalisi consiste che man mano che se ne diventa consapevoli, tutta una serie di difficoltà relazionali che sembravano insormontabili anche nei gruppi diventano affrontabili, perché si riesce a essere individui più responsabili della propria soggettività in relazione con gli altri. Quindi, in un certo senso, tutti gli aspetti proiettivi vengono in qualche modo contenuti. I limiti quali sono? I limiti sono quelli che, secondo me, ha descritto benissimo Didier Anzieux nel Mio Pelle, sono quelli che ciascuno di noi riesce a sostenere con una coesione del sé sufficiente, un sé che è in relazione agli altri, come nell'Io Pelle, cioè un sé che ha una sua coerenza e compattezza, ma che mantiene con i pori e con il contatto una capacità di comunicare con gli altri, no? Ecco, e quindi per me la potenza della psicoanalisi consiste nel metterci a contatto con il bisogno profondo che abbiamo di relazione con gli altri. Che tutti, non crediamo mai che nessuno sia consapevole del quanto abbiamo bisogno degli altri dal punto di vista emotivo, proprio perché la nascita del piccolo umano avviene in una specie di chiamata alla relazione, come dice Anne Alvarez, no? Da parte dei caregivers, eccetera. Quindi la nostra, diciamo, storia soggettiva è quella. E poi la storia successiva è la storia di riuscire a non ritirarsi dalla relazione, ma a godere delle continue
nuove acquisizioni che nuove relazioni ci permettono. Quello che dicevo all'inizio, e cioè questa espansione delle capacità integrative dei soggetti, no? È qualcosa a cui molto hanno lavorato Lucy Dion, Bollas, proprio è che è un piacere della vita, come il piacere di conoscere altri diversi, anche se certe volte ci cimentano troppo, allora il sé, vengono in mente i disturbi della pelle, no? Incomincia a alterarsi e dobbiamo avere anche un rispetto dei nostri limiti, che oltre certi limiti non ce la facciamo, no? Ecco. L'etica riguarda una visione del mondo e quindi o la filosofia o la religione, per essere semplici, no? Ecco. E ciascuno ha la sua visione del mondo e la sua filosofia. Mentre io penso che la psicoanalisi non è tanto, diciamo, è una metodologia che dovrebbe permettere a ciascuno di superare gli ostacoli interiori per realizzare la propria visione del mondo, la propria visione del mondo e quindi quando gli ostacoli emotivi che lo impediscono. Da questo punto di vista, quando noi in una situazione analitica abbiamo istituito la situazione analizzante, direbbe sempre Roussillon, cioè un setting regolare, semplice, no? Fatto di incontri, e poi una posizione dell'analista in quell'ascolto neutrale, direbbe Bordi, oppure polimorfo e in qualche misura anche polifonico. Ecco, noi abbiamo costituito la situazione analitica analizzante. Lì accade una dinamica che forse dovrebbe comportare il superamento di difficoltà che poi ciascuno, una volta superate, può mettere in atto per realizzare la propria filosofia, visione del mondo o così. Ecco, quindi io penso che direttamente l'etica non riguarda in specifico la psicoanalisi, ma piuttosto una filosofia della vita, anche se c'è una zona di sovrapposizione per forza tra le due, no? E il mio punto di riferimento è un filosofo, Isaiah Berlin, il quale ha messo in evidenza che i conflitti fanno parte dell'essenza di ciò che sono i valori e di ciò che noi siamo. E in qualche modo bisogna sostenere che il pluralismo in etica vuol dire riconoscere che i valori sono più di uno e che essi possono confliggere e scontrarsi, no? Ecco, ma ha anche messo in evidenza che questo pluralismo, questi valori diversi che possono confliggere tra di loro, si arresta quando si generano, e lo cito, situazioni disperate in cui lo spazio di scelta si contrae e restano a disposizione solo scelte intollerabili. I casi di scelta tragica sono casi limite che escludono la possibilità della transazione tra valori. Ecco, anch'io penso che in certi momenti non è possibile fare psicoanalisi, no? Ecco, quando ci sono situazioni come sono accadute in certi regimi dittatoriali, eccetera, non puoi costituire la situazione analizzante, il tuo ascolto del paziente non è sufficientemente aperto e polimorfo. In quando, diciamo, sei costretto a fare una scelta tragica, no? Ecco, diciamo, e non puoi più esercitare il tuo metodo psicoanalitico. Allora, in quel caso, la psicoanalisi deve mettersi a confronto che eticamente non può più essere praticata. Ecco. Ma insomma, è molto complesso rispondere a questa, come alle altre domande. E vorrei mettere in evidenza che certe volte c'è un'idealizzazione della psicoanalisi e quindi la psicoanalisi diventa un'utopia. E allora penso che sarebbe una risposta sbagliata a queste situazioni o di disumanizzazione, di differenza o negazione. Penso che
diciamo, è vero che la situazione analitica noi la potremmo definire come un'utopia nel senso del non luogo, un non luogo, perché quando noi siamo in situazione analitica, cosa succede? Che per un periodo piuttosto limitato, quello della seduta, si sospende il vertice valutativo e cognitivo di riconoscimento dell'esame di realtà e ci si muove in associazione libera, attenzione fluttuante. Questo riguarda la situazione analitica, lì c'è una sospensione proprio della valutazione e della cognizione dell'esame di realtà. Possiamo pensare che l'analista possa essere, diciamo, nostro padre, nostra madre, oppure, diciamo, Napoleone, visto che è stato da poco l'anniversario della morte, o chi che sia. Ma questo è l'utopia della stanza di analisi, che non è un'utopia nel senso della non esistenza, ma che è un non luogo e che assomiglia assolutamente al sogno. Quindi ricordiamoci la citazione di Freud nell'interpretazione dei sogni, in cui lui precisa che il linguaggio del sogno e il pensiero del sogno non è più generico, più trascurato o più razionale di quello della veglia, ma è un altro modo di pensare che non giudica, non calcola, non valuta e si limita a trasformare. A dare forma, a trasformare. Quindi io penso che il metodo analitico è stupendo proprio perché costituisce un setting, una situazione analizzante in cui cognizione della realtà e in qualche modo valutazione, noi possiamo dire a un paziente: ma lei qui pensa di essere un assassino che mi vuole fare fuori. Noi lo possiamo dire in stanza di analisi e ritenere anche che sia giusto, ma proprio perché ci troviamo in quel non luogo, simile al sogno, in cui l'esame di realtà, quindi la cognizione e la valutazione sono sospesi transitoriamente, ma non possiamo trasferire la situazione analitica nella situazione sociale, quindi nella situazione della vita quotidiana. E quindi quelle due situazioni sono differenti, anzi l'analisi dovrebbe teoricamente servirci, del resto come diceva Freud, ad amare, lavorare e pensare meglio possibilmente. Comunque, cos'è la specificità della situazione analitica? Cito uno psicoanalista che di questo ha molto avuto esperienza, che si è impegnato molto nel sociale e nella filosofia, che è Enzo Morburgo, che ha costituito per quanto riguarda il sociale per primo un ambulatorio gratuito di psicoterapia psicoanalitica in un quartiere operaio che era Niguarda a Milano. E d'altra parte è stato anche un grande filosofo, a contatto con i filosofi. E Morpurgo diceva sempre che c'è una differenza tra il dialogo mondano, cioè il dialogo del mondo, non mondano in senso corrente, e il dialogo psicoanalitico. E qual è la differenza? Lui diceva, e secondo me questo illumina la psicoanalisi, cioè che nel dialogo psicoanalitico l'analista è disposto a ricevere la sofferenza dell'altro senza reagire, lo diceva anche Winnicott, no? Senza e d'altra parte a ricevere comunicazioni riguardanti la soggettività del paziente che porta lì un sé diverso dal sé abituale e senza doversi dire: ma lei, pensiamo al passaggio di Winnicott, lei è una ragazza in cui è un paziente maschio, gli dice: ma io qui la sento come se lei fosse una ragazza. Quindi questi due aspetti della situazione analitica, quello di poter portare la sofferenza da un analista senza temere una ritorsione, una reazione, e quello di compa far comparire aspetti del sé non abituale e che si vorrebbero sviluppare, una qualità della situazione analitica e che dovrebbe servire poi, usciti dalla stanza di analisi o da un processo, a evidentemente utilizzare questi sé diversi dal sé abituale per, come dire, vivere una vita più ricca di relazioni e diciamo, la possibilità di condividere la sofferenza con un altro, quello di non scaricarla sulle persone che si incontrano, ma di contenerla, diciamo così.
è un nuovo punto di vista che ultimamente ho lavorato, mi ha aiutato come sempre un paziente che mi ha detto: ma dottoressa, lei come mi vede nel futuro quando avrò finito? Dico: ma ci ho pensato 5 minuti in seduta, poi ho detto: la vedo che sosta, no? E cioè, a me sembra che la contemporaneità dovrebbe oscillare tra trasformazioni e anche e invece diciamo processo che si trasforma e che ha anche dei momenti di sosta in qualche modo. In questo, per analogia, ma solo per analogia, penso agli sviluppi che ha avuto la teoria evoluzionistica di Darwin in alcuni suoi allievi come Stephen Jay Gould, che hanno messo in evidenza come l'evoluzione delle specie si sviluppa in certi periodi in modo continuativo, quindi trasformazioni continuative. E poi ci sono dei momenti invece che Stephen Jay Gould chiama gli equilibri punteggiati, in cui ci sono delle soste del fatto evolutivo e avvengono delle cesure e dei cambiamenti improvvisi. Qui pensiero di Bion pure ricorre alla nostra mente. Quindi io penso che in un'analisi succede che avvengano delle trasformazioni lente da una seduta all'altra, il processo avanza, poi arriva una seduta nella quale c'è una come una riorganizzazione del sé prodotto da un sogno, da una battuta, da un lapsus, in cui tutto si riorganizza e il soggetto acquista una sua compattezza, che è una compattezza anche quella transitoria, perché poi il processo può andare avanti sia in analisi sia nella vita di ciascuno attraverso diciamo trasformazioni che di volta in volta acquisiscono dei momenti invece di riorganizzazione del sé. Del resto, secondo me, insistiamo troppo poco nel pensiero psicoanalitico sulle cesure, sempre Bion viene alla mente, cioè la nascita, la pubertà, la morte, cioè ci sono delle cesure, non è che tutto è processo, e anche invece e la pandemia e tutto quello che ci ha toccati ci ha dolorosamente richiamati alla mente le cesure, che sono non solo, non so che cosa succederà alla fine di questo periodo di pandemia, ma senz'altro c'è stato un arresto, che è stato quello delle quarantene, eccetera, e poi la ripresa non potrà che procedere attraverso una riorganizzazione del sé e dei gruppi di cui a tutt'oggi non siamo ancora consapevoli. Diciamo, la idealizzazione del passato penso che non sia tanto, diciamo, sensata, perché ho in mente il libro del filosofo Paolo Rossi intitolato Speranze, in cui è anche quello del filosofo biologo Harari, quello Sapiens, che hanno messo in evidenza molto bene quanto diciamo, le acquisizioni della scienza, della medicina e di tutto hanno reso la vita degli esseri umani del nostro tempo di gran lunga migliore, sia dal punto di vista culturale che materiale rispetto alle generazioni precedenti. Quindi l'idealizzazione del passato contiene anche un diniego della realtà dell'oggi. Però penso che il problema è quello invece di essere dei così, di perdere dei pezzi del passato che ci sarebbero preziosi nel costruzione del presente e del futuro. Quindi più che di idealizzazione del passato non c'è nessun motivo per idealizzarlo, direi, ma invece nel riconoscere degli elementi di nuovo del passato che è importante conservare e trasmettere, di nuovo la trasmissione. Io credo che questo è un elemento molto importante, quindi la formazione dei giovani, la scuola, gli scambi culturali. Pensiamo quanto è stato importante il progetto Erasmus, che era stato inventato da una docente di Firenze molto, come dire, non
forse inserita nel Ministero della Pubblica Istruzione, ma quanto è importante questo aspetto, no, di trasmettere le conoscenze, le capacità alle nuove generazioni. Quindi più che idealizzazione del passato è trasmissione, no? Ecco, di quello che ha avuto un valore. Penso profondamente necessario, perché già prima ho citato il progetto Erasmus che ha rimescolato, no? È stato un progetto di grande, perché non ci si può rimescolare soltanto con le idee, bisogna rimescolarsi con le esperienze. Adesso, a proposito della Sicilia, mi ricordo che non avevo ancora finito l'università e, pur non conoscendo le lingue, pur non avendo mai nella mia vita preso, appena compiuti 21 anni, perché altrimenti non potevo sottrarmi alla famiglia, sono venuta in Sicilia da Danilo Dolci. Non capivo niente di quello che si faceva, perché sapevo male le lingue, lì c'erano tutti gli architetti svedesi, li guardavo allibita, ma questo ideale di combattere la mafia in modo non violento, io ero ipernordica, perché mia famiglia piemontese, aveva una bisnonna inglese e più nordica di così si muore. Tuttavia, forse, perché non sappiamo, magari geneticamente c'era stato un tradimento della mia famiglia, forse, chi lo sa, no? Non lo sappiamo. Però, ecco, io penso che tu abbia profondamente ragione, dobbiamo farlo, perché solo attraverso l'esperienza. Allora, torno al primo punto, quando dico che la psicanalisi, dobbiamo definirla con due parole, inconscio e relazione. Bisogna espandere la capacità relazionale della psicanalisi per integrare degli aspetti enigmatici che devono trovare degli ascoltatori nella condizione di ascoltarli e di animarli nella relazione. Ma questo può avvenire soltanto attraverso delle esperienze. L'analisi è innanzitutto un'esperienza, non è un addestramento. Per esempio, ci sono anche i filosofi che fanno quelle terapie, diciamo, illuminate. Sono degli aspetti cognitivi, ma l'analisi è un'esperienza di relazione emotiva tra due persone che non si pongono dei limiti di trasmissione relazionale, non di azione, sì, ma di trasmissione è libera, no? Ho colto proprio un asse portante del mio pensiero, perché io penso che alla cura come un processo che coinvolge il soggetto e insieme l'ambiente, e che quindi è l'ambiente costituito dalle relazioni in cui il soggetto vive, per cui non si può prendersi cura del soggetto senza in qualche modo che questo significhi prendersi cura delle relazioni in cui il soggetto è immerso. E quindi sostanzialmente la cura del soggetto include anche la disponibilità a formare un contesto stabile interumano che permette la crescita e lo sviluppo di potenzialità di tutti. Perché io penso che un aspetto della psicoanalisi sembra rivolta al passato, in quanto effettivamente i primi 2 anni di vita dei soggetti sono così fondamentali, e questo dovremmo sempre più prestare attenzione a questo. Ma al tempo stesso il progetto psicoanalitico tende a sviluppare delle persone che siano più capaci di vivere in relazione con gli altri nell'ambiente. Quindi prendersi cura delle persone vuol dire aiutarle a prendersi cura di se stessi e dell'ambiente. Quindi un limite della psicoanalisi del Novecento, secondo me, è stato mettere meno in evidenza questo fatto che prendersi cura di sé vuol dire prendersi anche cura dell'ambiente, perché il soggetto è relazionale, quindi deve tenere sempre presente questa dimensione, no? Io penso che è un'emergenza, nel senso che parla
di aspetti che emergono all'attenzione, di cui facciamo fatica ad occuparci perché parlano una lingua meno conosciuta, quella dell'inconscio. Ma se ci pensiamo, ecco, prima che cominciasse la pandemia, forse l'emergenza migratoria ci diceva che ci sono dei fenomeni che emergono e che, se disconosciuti, poi si diffondono in qualche misura in modo critico, pericoloso. Quindi secondo me è tutt'uno, proprio l'emergenza migratoria e l'emergenza di aspetti mi richiama alla mente come un campanello diciamo, che risveglia la nostra attenzione ad aspetti che non vogliamo vedere e riconoscere. Quindi la stessa cosa vale per la pandemia, ma anche per l'emergenza migratoria. C'è qualcosa che non vogliamo vedere e riconoscere. Quindi, come non vogliamo vedere e riconoscere che c'è il virus, quindi mascherine, distanze e tutto quanto, così non vogliamo vedere e riconoscere che viviamo in un mondo nel quale il nomadismo è sempre esistito, e se arrivano delle popolazioni da paesi che sono in qualche modo in difficoltà, è qualcosa che non possiamo negare. Ecco, direi che il fenomeno migratorio, insieme alla pandemia, ci mettono di fronte alla necessità di tenere conto dei meccanismi di diniego e di negazione, che non vogliamo vedere l'evidenza, no? Ecco, l'evidenza diciamo, una globalizzazione che non è assolutamente rispettosa di alcune differenze di cui bisogna tenere conto, no? Ecco, in una specie di, invece, di ipomaniacalità, che allora tutto è uguale, no? Bisogna anche rispettare le differenze tra i popoli, le persone, anche tra me e te, no? Una differenza che la mascherina o la distanza dolorosamente e veramente malamente ci costringono di nuovo a prendere in considerazione. Ecco, penso che in psicologia delle masse, analisi dell'io, Freud lo mette in evidenza, quanto c'è bisogno di un contatto tra le persone. Allora ritorno al tema di fondo, che è i primi 2 anni di vita, quando questo desiderio di contatto e di relazione fa parte della storia dei soggetti umani, e quanto bisogna trovare la distanza, vicinanza ottimale perché questo avvenga, no? Ecco, pensiamo ad alcune certe vicinanze ci riportano a contatto con angosce che troviamo in stanza di analisi di pazienti che hanno l'angoscia di essere veramente divorati dall'oggetto, quindi non saltano le sedute o ci tengono a distanza per il timore che la vicinanza sia eccessiva e diventi una specie di inglobamento del pensiero, anche dell'amore dell'analista, dentro un'alterità che è la loro alterità distrutta. Quindi tutto questo tema della relazionalità intrinseca e della possibilità che le persone stiano a una vicinanza ottimale senza sentirsi cannibalicamente divorate, come in un passo molto bello dice Winnicott, che c'è da parte dei pazienti certe volte il timore di essere proprio mangiati, no? Per inclusi nella tematica del soggetto, e d'altra parte c'è un desiderio di vicinanza anche a pazienti psicotici o veramente in grande difficoltà relazionali. Poi, ascoltandoli con semplicità e con attenzione, cogliamo il desiderio dell'altro infinito che alberga in loro, e non possiamo ridurci alla considerazione: vabbè, tanto sono psicotici, non riescono a avere relazioni con gli altri. Ma la pandemia ci ha costretti tutti a fare delle analisi da remoto, perché era l'unico modo per procedere. In queste si è perso qualcosa con alcuni pazienti, quelli che hanno
più bisogno di un rapporto, diciamo, emotivo ravvicinato, e per altri, come tu dici, c'è stata la possibilità di sentirsi più al sicuro e a distanza dell'analista. Io penso che una feticizzazione, del setting non sia opportuna, e quindi mantengo la mia convinzione che quello che è importante è che ci sia una situazione analizzante, cioè definita in un modo regolare e semplice, e che poi ci sia un analista disposto a un ascolto polifonico e polimorfo. Detto questo, può avvenire in tante forme, e mi permetto ulteriormente di dire che ogni caso è individuale. Ci sono dei casi in cui si verifica il fenomeno a cui tu accenni, altri invece distanza. Per come siamo fatti noi, io ho più riscontrato sofferenza nella distanza, perché evidentemente, so, cercavo di non essere troppo cannibalica, no? Ecco, però per alcuni naturalmente c'è questo vantaggio di poter stare in una relazione molto, come dire, meno minacciosa. Pensando a tante patologie attuali di anedonia e di cosiddetta morte psichica di cui parla Eigen, no? Cioè, e quindi mi ricollego con il problema del collegamento nord-sud che tu proponevi, e della necessità di avere delle esperienze psico-emotive, corporee molto intense per i soggetti. E cioè, penso che oggi c'è un eccesso di razionalizzazioni nel rapporto medico-paziente, non solo analista, ma anche nella pedagogia, ecco, un eccesso di ricette, diete, prescrizioni, programmi, dispositivi, che veramente produce, nel senso che diventa qualcosa che passa prevalentemente in un rapporto attraverso la mente, soltanto, e non attraverso delle esperienze condivise con altri, che sono sempre delle esperienze cognitive e anche emotive e anche corporee. Quindi io sono impressionata dalla vastità di situazioni un po' desertificate, molto legate a un eccesso prescrittivo, pensando di avere delle buone ricette. La buona ricetta è dare ascolto e tempo e condivisione per vivere delle esperienze con i bambini, con i grandi, e questo crea piante, cioè tutto, c'è tutto il tema, appunto, che il filosofo e botanico Stefano Mancuso ha sviluppato, no, come vero nel suo bellissimo libro Verde Brillante e quelli successivi. C'è una parte vegetativa anche di ogni essere umano che va lasciata crescere, con una sua capacità di riorganizzazione spontanea di esperienze relazionali, per cui ci vogliono esperienze relazionali e riorganizzazione, processo e soste, per ritornare a queste No, ti ho tematiche, detto no? le E cose quindi essenziali che mi stanno più a cuore, che riguardano appunto, se vogliamo, ritorno a un autore che ho già citato, quello Anzio Elio Pelle. Penso che è una bellissima modo di vedere, perché non bisogna nemmeno idealizzare la psicoanalisi, né nessuna forma, come dire, di intervento che può aiutare gli esseri umani. Quindi ciascuno di noi può riuscire a contenere nel suo sé una coesione di elementi, diciamo, da integrare molteplici fino a un certo punto. Ognuno ha il suo limite, quindi forse vorrei aggiungere con il concetto di limite come pelle, però il limite deve rimanere poroso e essere ancora nei limiti di questa integrazione di ciascuno, mantenere una curiosità e un'apertura verso quello che non siamo ancora e che forse possiamo ancora diventare anche in età, diciamo, anziana, perché la psicoanalisi si è sviluppata negli ultimi tempi anche con soggetti in età, proprio per quest'idea di una coesione che richiede delle, in qualche modo, integrazioni di aspetti enigmatici che ancora ricercano un dialogo con un altro soggetto per essere integrate nei limiti, però,
La pelle è il limite che secondo me descrive meglio questa necessità di integrazioni successive, ma anche di rispetto del limite. Un limite però aperto. Cambia todo, cambia.